Allora, la lezione di oggi, è una lezione in cui, faremo una carrellata nelle diverse, modalità che possiamo adottare per effettuare misure di potenza. Alcuni, strumenti per misure di potenza già li abbiamo visti, ma, diciamo, oggi, probabilmente la prossima lezione, faremo, diciamo, un esame un pochino più, diciamo, esaustivo. Utilizzo una presentazione che vado adesso a condividere con voi. Vedete bene? Vedete correttamente? Non vi sento. Sì, professore. Dico di sì. Ok, allora, intanto iniziamo da un minimo di definizione di base, pur se la maggior parte di questi primi di queste prime slide sono abbastanza banali. Per potenza istantanea intendiamo il prodotto tra i valori istantanei di corrente e tensione. Quella a cui facciamo più spesso riferimento non è la potenza istantanea, ma è la potenza media, che è l'integrale della potenza istantanea. Il segno dipende dalla direzione del flusso di energia. La convenzione che normalmente viene adottata è che la potenza assorbita dal carico viene ritenuta positiva, quella prodotta è viceversa negativa. Cosa succede se siamo in continua? Se siamo in continua, ovviamente la potenza istantanea coincide con la potenza media ed coincide con il prodotto fra la tensione e la corrente continua che interessano il carico. Facciamo qualche volta riferimento alla potenza dissipata su una resistenza, questo non tanto quando facciamo misure bassa frequenza, in frequenze audio come quelle di cui ci occupiamo in prima battuta oggi, ma ritorneremo su questo modo di vedere la potenza dissipata quando andremo a vedere come si fanno le misure di potenza a radiofrequenza. Perché? Perché scopriremo che per fare misure di potenza a radiofrequenza, piuttosto che fare la misura di potenza, andremo a fare la misura di corrente dissipata su una resistenza o della tensione che si dissipa su una resistenza nota e calcoleremo la potenza in maniera indiretta. Ma questo lo vedremo quando parleremo delle misure di potenza a radiofrequenza. Quando ci troviamo in regime alternato sinusoidale, a questo punto tensione e corrente sono isofrequenziali con un certo sfasamento, la potenza istantanea è data da due termini, come abbiamo visto anche la volta scorsa, un termine è costante, un termine è a pulsazione doppia, la potenza attiva è proprio coincidente col termine costante, V coseno di φ. Quindi per noi fare misure di potenza in regime sinusoidale vorrà dire fare misura della componente continua contenuta nel diciamo, valore medio della potenza istantanea. In questo regime abbiamo che la seconda parte dell'equazione ha un valore medio nullo e valore massimo che viene denominato potenza reattiva. La potenza reattiva è V seno di φ, noi non ci interessiamo in questo corso delle misure di potenza reattiva, sono comunque di interesse nelle applicazioni, in particolare nelle applicazioni di tipo industriale. In queste situazioni definiamo potenza apparente il prodotto dei valori efficaci di tensione e corrente che si trova ad essere la radice quadrata di P quadro più Q quadro. Sono tutte relazioni che dovrebbero esservi ben note. Ovviamente vi prego di interrompermi se c'è qualche cosa che non vi è chiara.
cosa succede se abbiamo dei segnali che sono non sinusoidali, ovvero non abbiamo più due grandezze sinusoidali sfasate, ma abbiamo un certo contenuto armonico nella corrente o nella tensione. Il termine costante l'abbiamo visto la volta scorsa quando parlavamo degli strumenti elettrodinamici. Il termine costante nasce solo dalle interazioni tra correnti e tensioni che hanno la stessa frequenza, perché solo in quel caso ho un termine che non ha una certa pulsazione, che negli altri casi sono termini a pulsazione 2, 3, 4 e così via omega. Quindi la potenza attiva sarà somma della componente costante derivante dal prodotto tra la componente continua della corrente e la componente continua della tensione, se presenti, e poi dalla somma dei prodotti tra i valori efficaci dello scostamento dei segnali che delle armoniche che sono presenti sia nella tensione che nella corrente. Questo è da tenere presente sia se procedo in maniera analitica sia in relazione agli strumenti che vado a utilizzare. Da quello che abbiamo visto la volta scorsa sugli strumenti elettrodinamici, capisco che lo strumento elettrodinamico è uno strumento che è in grado di misurare correttamente la potenza attiva, perché appunto sente proprio le interazioni fra le armoniche presenti in entrambi i segnali. In questo tipo di regime definiamo potenza reattiva la somma dei Vk e K sen Φ, e in questa situazione ci accorgiamo che la potenza apparente, ovvero il prodotto tra i valori efficaci di tensione e corrente, non è più pari alla radice quadrata di P quadro più Q quadro, ma compare un termine dei prodotti tra le armoniche di tensione e corrente con frequenze differenti. Questo termine prende il nome di potenza deformante e in qualche modo è qualcosa da tenere presente quando vado a fare le misure, perché dalle relazioni che avete visto prima per grandezze sinusoidali, vedete che voi misurando la potenza attiva, misurando il valore efficace della tensione, misurando il valore efficace della corrente, riuscite a calcolare la potenza reattiva. Poiché l'equazione adesso diventa questa, se io conosco V, I e P, se ho volmetri, amperometri e wattmetri, non sono in grado di distinguere Q quadro da D quadro. E questo bisognerà tenere. Dopo questa premessa, andiamo a vedere come sono fatti i misuratori di potenza, i wattmetri. Tutti i wattmetri a potenze basse, a potenze audio, sono sostanzialmente fatti come questo schema macroscopico che vi ho indicato in questa slide. Avete una parte dello strumento che sente la corrente, una parte dello strumento che sente viceversa la tensione, poi avete un'altra parte dello strumento che fa l'elaborazione delle due informazioni e fornisce il risultato all'operatore. Quindi i wattmetri di fatto saranno realizzati tramite un amperometro, un volmetro e un sistema che va a fare poi l'operazione che ci interessa realizzare, quelle che abbiamo viste un attimo fa. Ovviamente avremo come tipi di strumenti, avremo strumenti elettromeccanici, elettronici di tipo analogico e elettronici di tipo numerico. Allora, per quanto riguarda gli elettromeccanici, li abbiamo già visti nelle passate lezioni. Abbiamo il wattmetro elettrodinamico. Vedete, anche il wattmetro elettrodinamico può essere visto come l'insieme di un sensore di corrente, un sensore di tensione nel laboratorio. Il sensore di corrente non è nient'altro che la bobina fissa, il sensore di tensione è la bobina mobile, la parte che va a fare l'elaborazione è proprio il sistema elettromagnetico e meccanico che abbiamo realizzato. Questo sistema va a fare proprio l'elaborazione. Abbiamo visto, vi ricordate, l'energia elettromagnetica è data dalla somma dei termini autoinduttivi e il termine di mutua. Quando vado a fare la derivata rispetto a delta mi resta solo il termine di mutua, che è sostanzialmente costante nell'intorno dei 90 gradi, e quindi riesco a avere una coppia motrice proporzionale al prodotto delle correnti. Poiché la coppia motrice all'equilibrio è pari alla coppia resistente, ovvero proporzionale all'angolo di deflessione, ecco, si ha un collegamento fra l'angolo di deflessione e il prodotto tra le due correnti.
Questo è semplicemente un altro disegno che vi rappresenta in maniera un po' più vicina alla realtà qual è la situazione, cioè abbiamo la bobina fissa che ha uno spazio libero all'interno del quale metto la bobina mobile e sono evidenziate l'adduzione di corrente, la corrente legata alla proporzionale alla corrente e la corrente proporzionale alla tensione. Quelli elettronici, vi dicevo, possono essere di tipo analogico, digitale o ibrido. Vediamo il primo, wattmetro elettronico di tipo analogico, che non va a fare altro che effettuare, l'operazione che abbiamo visto ci serve per fare la misura di potenza. Che cosa abbiamo in questo circuito? In questo circuito abbiamo R e il nostro carico, scusate, Z e il nostro carico. Quindi ai capi di Z noi possiamo leggere un'informazione V con X di T che è proporzionale alla corrente sul carico, è proporzionale, scusatemi, ovviamente alla tensione sul carico e la caduta di tensione sul carico. Inseriamo una resistenza che ci serve tipo shunt, ovvero se io leggo la caduta di tensione sulla resistenza. Siccome la resistenza è nota, questa V con Y di T è proporzionale alla corrente sul carico. Quindi, se vado a fare il prodotto, la tensione che vi trovate a valle di questo oggetto K è un moltiplicatore analogico, ossia la tensione V con 1 in questa sezione è data dal prodotto tra V con X e V con Y. Ora, V con X è direttamente la tensione sul carico. V con Y è R per la corrente sul carico. Se andiamo a valle, mandiamo V con 1 in pasto ad un integratore, questo simbolo di circuito passa basso è il concetto stesso di integratore. L'integratore, l'integrale di V con 1 è l'integrale di questo sistema, K ed R sono due costanti, 1 su T, integrale V con X, I con X di T. Ma questa è proprio quella che abbiamo definito come potenza del nostro, potenza attiva del nostro sistema. Quindi io qui con un voltmetro misurerò una tensione proporzionale alla potenza assorbita sul carico. Ora, qual è il limite di questo tipo di circuito? Il limite è legato, alle grandezze che posso mandare ai circuiti elettronici. Questo moltiplicatore elettronico può avere in ingresso, millivolt, quindi tutte le volte che riesco a far sì che la tensione sul mio carico è dell'ordine dei millivolt, riesco a far sì che la caduta di tensione proporzionale alla corrente sia dell'ordine di millivolt, posso mandare tutto questo a un moltiplicatore analogico e tutto questo a un mio circuito integratore. Nella stragrande maggioranza dei casi, questo non avviene, ovvero non ho tensioni e correnti dell'entità, che mi fa piacere avere. E quindi devo immaginare il mio circuito. Con la presenza di due oggetti che prendono il nome di trasformatore di corrente, trasformatore di tensione. Non sono altro che due trasformatori, quindi il trasformatore, un po' di sforzo di memoria, riandate un pochino all'elettrotecnica, il trasformatore è un dispositivo che ha in ingresso una tensione e una corrente, ci porta in uscita una tensione e una corrente in qualche modo legati a tensione e corrente al primario. Esistono legami primario e secondario. Che cosa intendo quando parlo di trasformatori di misura? Cioè sono trasformatori inseriti in un circuito di misura. Io qui devo a questo punto aprire una parentesi. Aspettate, vediamo un pochettino, sì. Allora interrompo la condivisione e vediamo un pochino se riesco.
Vedete questa? Ho aperto una lavagna, la vedete? Ragazzi? Minimo di... Richiede accesso, professore. Accesso. E quindi se faccio così e faccio così, nella chat c'è una condivisione della whiteboard. Vedete un po' se cliccate vi va bene? No, prof, ci nega l'accesso. Vedete di nuovo? Se no ne riapro un'altra. Mi sto lanciando in... No, richiede continuamente... Allora, aspettate un attimo. Aspettate. La riapro perché ho fatto una cosa che forse... Adesso... Ora sì. Ok, vabbè. Allora, vediamo un po' se mi lancio in queste scritture. Allora, vi dicevo, stiamo parlando di trasformatori di misura. Prendono il nome di TA, i trasformatori di corrente, e TV, i trasformatori di tensione. Che vuol dire? Vuol dire che sono dei trasformatori costruiti per essere particolarmente adatti a essere inseriti in circuiti di misura. Partiamo dai TA. Se voi ricordate come è fatta la equazione delle forze magnetomotrici di un trasformatore, abbiamo N1 I con 1 più N2, va bene, una cosa orribile, I con 2, uguale N1 I con 1 0 uguale ρ φ. Allora, questa è l'equazione delle forze magnetomotrici di un trasformatore. Se io faccio in maniera tale che N1 sia la più piccola possibile, in generale i trasformatori di corrente sono fatti in maniera tale che N1 è pari ad 1. Cioè il circuito primario non è nient'altro che il filo su cui circola la corrente. Se voi avete un filo, il filo è come se fosse una spira di dimensione infinita, di raggio infinito. Quindi un filo dritto. Primario è N1 uguale ad 1. Poi fate in maniera tale che la corrente magnetizzante sia la più piccola possibile. Come fate? Basta vedere questo secondario. Scegliete circuiti con riluttanza, materiali con riluttanza la più piccola possibile. Il flusso in un trasformatore è strettamente legato alla forza magnetomotrice al secondario. Se voi in condizioni ideali il secondario lo chiudete su un circuito ad impedenza nulla, lo mettete in cortocircuito, a questo punto teoricamente non avete forza elettromotrice al secondario, non avete E2 perché se avete un corto E2 uguale a 0. Allora in questo caso voi potete scrivere che la corrente I con 1 al primario non è nient'altro che pari alla corrente al secondario moltiplicata per l'inverso del rapporto spire. Quindi, siccome N1 l'avete fatto molto piccolo, N2 potete farlo grande quanto volete, 100, 1000, voi potete ridurre la corrente dal primario al secondario di 1000 volte, 100 volte.
Quindi riuscite ad ottenere al secondario una corrente proporzionale al primario molto più piccola e quindi tale da poter essere mandata ad un circuito che è in grado di gestire questa corrente così piccola. È ovvio che questa è una condizione ideale verso cui cerco di andare, nel senso che se io ho realmente il secondario in cortocircuito, se noi andiamo a vedere quel circuito che vi ho fatto vedere prima, io al secondario devo comunque mettere il moltiplicatore, una resistenza ai capi della quale misurare la tensione proporzionale alla corrente. Quindi questa E2 sarà circa uguale a zero, ma non sarà mai uguale a zero. D'altra parte, al secondario di un andrò a mettere degli strumenti, degli amperometri, gli strumenti che misurano corrente, e voi sapete che gli amperometri cercano di avere un'impedenza la più bassa possibile. Quindi, avendo una impedenza al secondario la più piccola possibile, riusciamo a portarci in condizioni prossime a quell'ideale. Quindi, un trasformatore di corrente è un circuito che ci serve per ridurre la corrente al secondario. In condizioni ideali riesce a realizzare queste condizioni, in condizioni reali si scosta dalle condizioni reali. Come le codifico le condizioni reali in un trasformatore di corrente? Il costruttore mi dà due parametri, eta, chiamiamolo eta i, che è il cosiddetto errore di rapporto del mio trasformatore di corrente. Praticamente quale dovrebbe la corrente al secondario dovrebbe essere I con 2 pari a N1 su N2 per I con 1. Quindi ho una I con 2 ideale meno la I con 2 effettiva diviso I con 2. Questo è l'errore di rapporto che mi viene fornito dal costruttore. Quindi ovviamente quanto più questo termine è piccolo, tanto più vuol dire che il secondario si avvicina alla condizione ideale. Ma c'è un'altra caratteristica, poiché il secondario, se non è in corto, scusatemi, qui ovviamente c'è un meno, nel senso c'è un cambio di segno fra primario e secondario, ma la cosa non importa particolarmente. Il problema qual è? È che in realtà mi farebbe piacere che la corrente al secondario sia perfettamente, siccome c'è un meno, non in fase, ma a 180 gradi rispetto alla corrente primaria. In realtà succede che il circuito secondario non solo non ha impedenza nulla, ma la sua impedenza non sarà puramente ohmica. Quindi ho uno sfasamento piccolo tra, se questa è la corrente I con 1, questa è la corrente I con 2 ideale, la corrente I con 2 effettiva sarà sfasata ed è previsto un certo angolo epsilon che è l'errore d'angolo nel TA. Quindi il TA è caratterizzato da un errore di rapporto e da un errore d'angolo. Ci viene fornito al costruttore e in qualche modo ci aiuta a capire in che modo lo dovrò andare a inserire all'interno della mia valutazione di incertezza di misura. Qual è viceversa la situazione dei TV? Per i TV io devo fare riferimento alla diciamo all'equazione delle forze, non delle forze magnetomotrici, ma delle forze elettromotrici. Nel senso che in un TV, in un trasformatore, posso anche scrivere che V con 1 più la sommatoria delle cadute, V con 1 più la sommatoria delle cadute di tensione resistive al primario più la sommatoria delle cadute di tensione induttive al primario è pari a E con 2 più
anche qui la sommatoria delle cadute, i due termini, sommatoria resistiva, sommatoria induttiva. Vuol dire che in un trasformatore è sempre vero che con uno forza elettromotrice al primario diviso forza elettromotrice al secondario è pari a N1 su N2. Ma nella realtà a me interessa capire qual è il legame che c'è fra V con 1 e V con 2, non tra E con 1 ed E con 2, perché con 1 e con 2 non li riuscirò mai a misurare. Scusate, qui è corretto scrivere. Ecco. Anche in questo caso io farò riferimento al rapporto tra le spire N1 e N2, ma nella realtà il rapporto non sarà questo. Cosa mi serve in questo caso? A me servirebbe che E con 2 coincida con V con 2. Per farlo io devo avere questo termine il più possibile pari a zero. Come faccio a rendere delle cadute di tensione il più possibile nulle? Avendo un secondario a circuito aperto. Quindi vedete, mentre il TA è uno strumento che è un dispositivo che trova il suo funzionamento ideale con il secondario in cortocircuito, il TV trova il suo funzionamento ideale con il secondario aperto. Ovviamente se il secondario del TV è aperto io non faccio nessuna misura, dovrò mettere dei volmetri. Però voi sapete che un volmetro è uno strumento che ha un'impedenza elevata e quindi in qualche modo si riesce a ottenere un comportamento vicino al comportamento ideale. Definiamo per un TV anche l'errore di rapporto e l'errore d'angolo e li utilizziamo in maniera molto diffusa nei circuiti, ora non soltanto nelle misure di potenza in cui mi è capitato di parlarvene, ma li utilizziamo sia nei circuiti per misure di corrente che per misure di tensione. Tutte le volte in cui voglio misurare correnti, abbiamo visto che gli amperometri oltre l'ampere non riescono ad andare, i volmetri oltre i 100, 200, 600 volt, 1000 volt non riescono ad andare. Siccome noi spesso abbiamo bisogno di misurare correnti e tensioni più elevate di questi valori, l'uso di trasformatori di corrente e di tensione è un uso molto, molto diffuso. In continua, per ampliare l'uso degli strumenti, usiamo gli shunt, in alternata usiamo i TA e i TV. A questo punto chiudo questa parentesi e ritorno con voi alla condivisione. Vedete, se io inserisco qui un TA, la corrente che era sul carico va nel circuito secondario più bassa, ridotta ai valori che io voglio. Analogamente, la tensione sul carico può essere ridotta. È ovvio che in questo schema ho immaginato la presenza sia di un TA che di un TV, ma posso avere situazioni in cui mi serve solo ridurre la corrente, solo ridurre la tensione, oppure, come nel circuito precedente, situazioni in cui non devo correggere né tensione né ridurre né corrente. Un altro tipo di wattmetro elettronico analogico è quello con moltiplicatore a divisione di tempo. Sono i primi wattmetri che erano stati inseriti all'interno dei contatori elettronici per misura dell'energia nelle vostre case. I primi wattmetri erano wattmetri con moltiplicatore a divisione. Cerchiamo di capire questo circuito disegnato qui. Allora, intanto continuo a chiamare V con X la tensione proporzionale alla tensione sul carico e V con Y la tensione proporzionale alla corrente sul carico. Ok? Quindi qui abbiamo la stessa resistenza di prima
V con X, tensione proporzionale alla tensione sul carico, V con Y, tensione proporzionale alla corrente sul carico. Che faccio di queste due tensioni? Vedete, la tensione V con X o la mando direttamente com'è al circuito successivo, oppure la mando al circuito successivo semplicemente capovolta, invertita. Invece, la tensione proporzionale alla corrente la mando ad un comparatore che confronta questa tensione con la tensione fornita da un particolare generatore. L'uscita del comparatore funziona da switch, cioè fa passare l'interruttore dalla posizione in cui la V con X passa liscia alla posizione in cui la V con X passa capovolta. Il tutto viene poi mandato ad un circuito sommatore e poi a un circuito integratore. Cerchiamo di capire un po' meglio qual è l'obiettivo di questo circuito. Allora, questi sono gli andamenti di tensione e di corrente conseguenti a quel circuito. Allora, intanto capiamo da questo grafico che la tensione fornita al generatore per me è una tensione di tipo triangolare, che va da un valore massimo a un valore minimo. Vedete, tutte le volte che la tensione sul generatore è maggiore della tensione V con Y proporzionale alla corrente, la V con X viene invertita. Durante tutto il periodo in cui V con Y è maggiore della tensione sul generatore, la V con X va invece al circuito successivo così com'è, qui in questa zona, in questo intervallo T con 2, nuovamente invertita, poi nuovamente così com'è e così via. Allora, la tensione V con out, andiamo a vedere di nuovo il circuito, la tensione V con out è il valore medio di questo segnale. Quindi la tensione V con out è il valore medio di questa segnale. Allora vedete, T con 1 era positiva, T con 2 era negativa. Il valore medio è un certo valore. Questo valore medio, quando è che cresce? Allora, cresce sicuramente a parità di V con Y, cresce se V con X è più alta. No? Cioè, a parità di intervalli T con 1 e T con 2, più alta è V con X, più alta è V out. A parità di V con X, V out cresce quanto più grande è t con 1 rispetto a t con 2. Come faccio a far crescere t con 1 rispetto a t con 2? Vuol dire che v con y è grande. Quindi vedete, v con y grande vuol dire corrente elevata. Vuol dire che questo segnale v con out cresce sia al crescere della tensione sul carico, sia al crescere della corrente sul carico. Quindi capisco che è proprio proporzionale alla potenza sul carico. Vedete, state usando il segnale proporzionale alla tensione semplicemente per darvi un'indicazione di tensione, di valore. Vi serve a far crescere la tensione che andate a misurare. La tensione proporzionale alla corrente vi fa da modulazione del duty cycle di questo segnale. Vedete, se V con Y, se la corrente è nulla, avete duty cycle perfettamente uguale al 50%. Se la corrente è negativa, avete il V con out negativo. Se la corrente è pari al valore massimo, VG0, avete la massima tensione in uscita. Ora, questo discorso che vi sto indicando in maniera qualitativa può essere dimostrato. Ora, a parte che senza lavagna fare qualche calcolo, qui ritrovate un po' di passaggi, non tutti, avrei dovuto aggiungere qualche passaggio, ma insomma non mi interessa particolarmente. Semplicemente trovate VGDT, se andate a vedere, questa è l'equazione di una onda triangolare. Un'onda triangolare, se fate variare T all'interno del quarto di periodo, ottenete questo tipo di, ottenete tutta la variazione dell'onda triangolare. I due intervalli li scrivete in questo modo, andate a fare, a valutare T con 1 e T con 2,
calcolate l'integrale e vi trovate un'integrale proporzionale alla potenza. Non mi interessa entrare nel dettaglio. Quello che mi interessa farvi notare è che ho fatto un'ipotesi in questo grafico. Vedete, in questo grafico V con X e V con Y le ho disegnate come costanti. Quindi vi potrebbe apparire che io questo strumento lo sto immaginando solo per un circuito in continua. Però vi ho detto che lo usavo nelle case, quindi a 50 Hz. Allora, la cosa fondamentale perché questi ragionamenti siano corretti è che la frequenza a cui varia l'onda triangolare è molto maggiore della variazione in frequenza della tensione e della corrente, cioè tale che le posso ritenere costanti almeno all'interno di qualche periodo. Quindi vuol dire che se ho le tensioni e correnti a 50 Hz, dovrò perlomeno andare a 1 kHz con questo segnale ad onda triangolare. Quello che vi dicevo è poi sintetizzato qui. Abbiamo un limite di frequenza, quindi andate dai 200 ai 20 kHz, massimo 100 K, perché vuol dire che se per funzionare a 100 K dovete avere un'onda triangolare che va perlomeno a 500 K, se non a 1 MHz. Di contro notate che è uno strumento da cui riuscite a ottenere incertezze particolarmente buone. Guardate, con gli elettrodinamici riuscite ad arrivare a una classe 0,2 massimo, 0,5-0,2%. Dire che qui riuscite a ottenere lo 0,01% vuol dire che è uno strumento particolarmente accurato. Come funzionano i wattmetri digitali? I wattmetri digitali funzionano sulla conversione analogico-digitale di tensione e di corrente. Allora, questo è uno schema generale, uno schema in cui immagino di avere un convertitore analogico-digitale che mi trasforma in un campione, un codice, il valore di tensione in quell'istante, o la corrente, anche qui campionata. A cosa serve questo circuito? Allora, vedete, sto immaginando che il segnale di campionamento dei due convertitori è lo stesso. Questo è importante perché quando io vado a effettuare l'elaborazione, allora, io la potenza la calcolo come somma di VKIK, dove VKIK devono essere due valori presi nello stesso istante. E quindi ecco il significato di un segnale di campionamento coincidente. Perché questo segnale di campionamento lo faccio venire da un circuito? Questo PLL è un tipo di circuito, un phase looped loop, è un circuito che mi consente di sentire la frequenza in ingresso del segnale e trasformarla in un con FS indico la frequenza di campionamento, sampling frequency, deve essere n volte la frequenza d'ingresso. Quindi se chiamo con F la frequenza di tensione di corrente, mi interessa avere un segnale di campionamento che sia un multiplo della frequenza del segnale. Perché mi serve avere un multiplo preciso della frequenza del segnale? Questa è la cosa che sarebbe l'ideale, l'optimum per me. Perché è ovvio che io calcolo la potenza facendo una discretizzazione dell'integrale. Anziché fare l'integrale, lo faccio come somma di rettangolini. Ora, al di là dell'approssimazione di fare una somma di prodotti piuttosto che fare l'integrale, che è un'operazione continua, è ovvio che questa operazione è tanto migliore quanto maggiore il numero di punti, ma soprattutto devo avere un numero di rettangolini finito all'interno del periodo. Cioè non mi va bene se io ho un periodo in cui entrano un certo numero di rettangoli e poi resta un pezzettino di forma d'onda che non riesco a considerare. Questo è il motivo per cui in una situazione ideale
ho due convertitori e una frequenza di campionamento che è perfettamente multipla della frequenza del segnale. Allora, perché questa situazione ideale non è facile poi da realizzare nella realtà? Intanto perché intanto non sempre mi voglio permettere due convertitori analogico-digitali. Voglio risparmiare e ne voglio usare uno solo, ma questo lo affrontiamo fra un attimo. L'altro problema è che a volte il mio segnale è leggermente deformato, quindi è vero che posso scegliere la frequenza di campionamento multipla, ad esempio dell'armonica fondamentale, ma questo fatto non avviene per tutte le armoniche presenti nel segnale. Quindi diciamo è una condizione ideale verso cui cerco di tendere, ma che non riesco a rispettare sempre. Quanto mi serve per fare la potenza in caso di forme d'onda sinusoidale? Teoricamente 3 coppie di campioni, in realtà se capite bene che mi serve ben di più per poter fare una misura accurata, se no tutte le non idealità di cui vi ho accennato genererebbero delle incertezze non facilmente governabili. I campioni devono essere acquisiti anche in più periodi, purché il rapporto non sia intero, ossia posso costruire la misura di potenza andando a prendere, facendo quello stesso meccanismo che ho utilizzato negli oscilloscopi a campionamento equivalente, andando a prendere punti in periodi successivi. Però questo ovviamente può andar bene solo se non prendo sempre gli stessi campioni, quindi se vado a prendere i campioni diversi, ecco quello che trovate nell'indicazione della necessità che non ci sia una proporzionalità fra il campionamento e il numero di periodi considerati. Nella pratica sono necessarie più di 3 coppie di campione per la presenza di armoniche e con questo diciamo abbiamo visto uno degli aspetti. L'altro aspetto che vi dicevo è quello che non sempre i costruttori di strumenti non sempre utilizzano due convertitori analogico digitali per il vostro wattmetro. Allora come fai? E a quel punto il problema qual è? È che tu ti trovi a campionare il punto di tensione, poi campioni il punto di corrente, poi quello di tensione, poi quello di corrente. Vuol dire che tra il campione cappesimo di tensione e il campione cappesimo di corrente non vi trovate ad avere lo stesso, non sono presi nello stesso istante. Quindi andate a fare il prodotto fra valori di tensione e valori di corrente che non sono quelli che dovreste considerare. Se non fate niente è come se introduceste un errore di fase nella vostra misura, perché state moltiplicando la tensione per il valore di corrente che avviene dopo T con C, dopo il tempo di campionamento T con S. Equivale ad avere uno sfasamento che non esiste e che vi trovate nella misura di potenza. Come risolvete questo problema? Spesso il campionamento è fatto in maniera aleatoria, ossia non sempre prendete VK, poi K, poi VK, prima tensione, poi tensione, poi corrente, ma andate casualmente a alternare i valori di tensione e di corrente. Quindi fate tensione, corrente, corrente, tensione, corrente, in maniera tale che gli eventuali errori di fase sono una volta in anticipo, una volta in ritardo, e questo discorso viene in qualche modo compensato. L'altra modalità ancora più efficace è che voi non moltiplicate la tensione per il campione di corrente, ma prendete due campioni di corrente successivi, quello a monte del campione di tensione e quello a valle del campione di tensione, ne fate un'interpolazione lineare e ottenete quindi moltiplicate il valore di tensione per l'interpolata fra la corrente precedente e la corrente successiva. In questo modo, poiché se prendiamo parecchi punti a periodo, le sinusoidi poi, tranne nei punti proprio di massimo, sono ben approssimate da delle spezzate, e questo vi consente di ridurre l'incertezza. Diciamo, la maggior parte dei wattmetri digitali opera con un unico convertitore analogico digitale e campionando una tensione e una corrente, con una parte di elaborazione che consente di ridurre questo errore legato alla presenza di un solo convertitore.
Quello che troviamo disegnato qui è un wattmetro molto diffuso ed è il wattmetro ad effetto Hall. Che cos'è l'effetto Hall? L'effetto Hall è un effetto che si manifesta in tutti i possibili materiali. Lo trovate sia è un effetto che trovate sia nei materiali elettrici che nei materiali semiconduttori, sia nei conduttori che nei semiconduttori. Probabilmente l'avete studiato anche in fisica 2 o in elettrotecnica. Qual è il concetto? Che se voi prendete una piastrina di un materiale, vengono usati i semiconduttori semplicemente perché l'effetto è più pronunciato. Fate passare una corrente all'interno di questa piastrina. Cosa succede se questa piastrina è anche sottoposta a un campo magnetico? Avete che gli elettroni sottoposti al campo magnetico deflettono e quindi si vanno a portare su una delle facce della piastrina. Vuol dire che ho un accumulo di cariche negative da una parte e un accumulo di cariche positive dall'altra. Questo accumulo di cariche negative e cariche positive a un certo punto trova un equilibrio con le forze del campo, perché il primo elettrone che si sposta tranquillamente. Il secondo con più difficoltà, il terzo con più difficoltà, perché man mano nasce un campo elettrico. Ci sarà un equilibrio fra forza di Lorentz, carica elettrica in movimento sottoposta a un campo magnetico, deflette, e forza del campo elettrico. In questa condizione di equilibrio, tra queste facce, quindi abbiamo su un asse la corrente, su un asse la induzione, sul terzo asse nasce una forza elettromotrice, che prende il nome di forza elettromotrice di Hall. La forza elettromotrice di Hall è proporzionale, tramite una costante, prende il nome di costante di Hall, alla corrente che passa nella piastrina e all'induzione magnetica che passa nella piastrina. Come ho collegato questo dispositivo di Hall? Ho collegato in maniera tale che l'induzione, la B, sia dovuta ad un passaggio di corrente proporzionale alla corrente sul carico. Quindi la induzione magnetica è proporzionale alla corrente che va sul carico. Invece la corrente che alimenta il dispositivo di Hall, vedete, è messo in derivazione. Abbiamo una resistenza volumetrica, quindi questa corrente è proporzionale alla tensione sul carico. Quindi la prima è proporzionale a I con X, la seconda è proporzionale a V con X. Ho la V con X proporzionale alla corrente sul carico, la corrente che alimenta, scusate, la V con X è proporzionale alla corrente che alimenta il dispositivo di Hall, la corrente sul carico è proporzionale all'induzione che alimenta il dispositivo di Hall. La potenza, come è definita? È l'integrale di Vx di X. Se vado a sostituire queste due relazioni, trovo che la potenza attiva è proporzionale, A è una costante, B è una costante, C con H è la costante di Hall, è proporzionale all'integrale di dt bdt, quindi è proporzionale al valore medio della tensione di Hall. È un dispositivo molto flessibile, funziona fino ai gigahertz, mettendo la piastrina direttamente nella guida d'onda. Ha un ampio campo di impiego dalla continua ai gigahertz. C'è un problema legato al fatto che la costante di Hall varia col tempo e con la temperatura, e quindi deve effettuare calibrazioni periodiche. La costante di Hall varia con B. Questo è un problema, perché io B l'ho resa proporzionale alla corrente sul carico. La corrente sul carico è uno di quei parametri che varia continuamente. Io faccio misure variando la corrente sul carico. Io di solito misuro potenza in circuiti in cui la tensione può essere costante. Se faccio misure a tensione industriale, la tensione è circa sempre pari a 220, quello che varia è la corrente. Se varia la corrente, varia l'induzione, varia la costante. E quindi ho uno strumento con una costante che varia, ciò non è proprio ideale. Che cosa faccio? Faccio un circuito duale. Io prima avevo messo
la bobina in serie. Adesso metto la bobina, vedete, in parallelo. Poi avevo messo la piastrina, l'avevo messa in parallelo. Adesso l'ho messa in serie. Non vi fate fuorviare dal fatto che vedete che non è in parallelo al carico, è in parallelo a questa RS. Perché è messa in parallelo a questa RS? Perché in generale dentro un dispositivo di Hall non ci posso far passare direttamente la corrente del carico, non vi posso far passare un ampere, mezzo ampere, ci devo far passare milliampere, e quindi questa è una resistenza di Shunt. Quindi non ho più B proporzionale a I e I proporzionale a V, ma ho B proporzionale a V e I proporzionale a I. In questo modo la costante di Hall non è più dipendente dalla corrente, ma è dipendente dalla tensione, quindi il wattmetro è, diciamo, molto diffuso. È un dispositivo, vi dicevo, il convertitore wattmetro effetto Hall è molto diffuso, se ne fanno sicuramente wattmetri, e quindi è qui che ve ne ho parlato, ma si fanno anche amperometri effetto Hall e volmetri effetto Hall se o la corrente di alimentazione o l'induzione sono diciamo utilizzati, presi da parametri di riferimento. Sono le 10:57, ci mancherebbe il wattmetro a termocoppia, lo facciamo la volta prossima, ovvero lunedì prossimo, perché adesso domani è festa, e poi mercoledì e giovedì abbiamo ancora esercitazione. Quindi per oggi abbiamo finito e ci vediamo lunedì prossimo. Arrivederci. Arrivederci.